La palestra dell'anima, un'officina creativa di emozioni, un posto dove il teatro è uno strumento per migliorare la propria vita. Le persone arrivano nella nostra palestra e riscoprono se stesse, abbracciano la propria unicità, entrano in contatto con essa. È un posto veramente unico e magico. Un progetto nato a Rocca Bernarda, una visione che si è nutrita lì negli anni che io ho fatto i laboratori in quel territorio, e adesso è arrivata a Crotone, matura, pronta per avere, diciamo, questa evoluzione. È un posto speciale, un posto dove veramente si sta bene e allo stesso tempo una factory. 5 incontri al mese tra laboratori, masterclass, incontri di valore con artisti del teatro nazionale e internazionale. Un team di professionisti segue i nostri corsisti, appunto, che non hanno queste velleità artistiche, e i nostri professionisti possono destrutturizzarsi e quindi diventa uno scambio reciproco. E questo, secondo me, è un'unicità di questo posto. E tra i vari appuntamenti c'è anche il karaoke letterario. Che cos'è il karaoke letterario? È uno spazio aperto, un microfono aperto su un palcoscenico dove tutti possono entrare in contatto e recitare, leggere, raccontare un'esperienza. Lo fanno i corsisti e il pubblico presente. È veramente un momento di incontro, di salotto per stare insieme, e il tutto poi è condito alla fine con la performance di un artista. Questo è un esperimento unico nel suo genere. Non esiste in Italia un posto di questo tipo, cioè un posto pensato per amatori, gestito da super professionisti. In Italia si possono trovare questi posti solo e unicamente per artisti, per chi ha una carriera, che vuole, insomma, proseguire, una sorta di accademia, no? per questi ragazzi. Invece per gli amatori non si è mai pensato a un posto simile. Di ogni tanto qualcuno organizza un corso, ma non una factory con 32 artisti, ripeto, 32 artisti che verranno da settembre a giugno a regalare grandi emozioni e soprattutto degli scambi. Questo è un progetto che noi abbiamo, insomma, presentato in giro, ma non è stato accolto, il cosiddetto ammesso ma non finanziabile, e quindi è un progetto che noi stiamo facendo con l'autofinanziamento e l'aiuto dei privati. Però veramente ci piacerebbe che con questo anno di sacrificio che stiamo facendo, ma lo stiamo facendo veramente con l'anima e con il cuore, che magari le istituzioni, chi di dovere, possa affacciarsi sulla nostra realtà e magari prossimamente darci una mano per questa nostra utopia della cultura.